Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto la scelta di Brando, Raffaella, ha voluto rompere il silenzio, l'ex corteggiatrice parla dopo la fine del percorso a Uomini e Donne. Le sue parole. Nei scorsi giorni sono arrivate le anticipazioni di Uomini e Donne e finalmente Brando ha scelto. Dopo settimane di indecisione tra le sue due corteggiatrici è riuscita ad arrivare ad una scelta. Soprattutto perché la prima volta, nonostante fosse tutto pronto, il tronista ha avuto un ripensamento. Ma oggi è fatta ed è felice insieme alla sua scelta. Una delle due corteggiatrici ha già rotto il silenzio a diversi giorni dalla scelta del tronista che segna la fine del suo trono durato diversi mesi. Iniziato, infatti, a fine agosto si è prolungato fino a marzo. L'ex corteggiatrice che ha rotto il silenzio sui social è stata Raffaella Squotto. Ma andiamo a vedere le prime parole che ha voluto condividere con chi la segue. Raffaella di Uomini e Donne parla dopo la scelta. Dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni è noto a tutti che la scelta di Brando è stata Raffaella. Beatrice non è stata scelta ed è scoppiata a piangere appena Brando le ha comunicato la sua scelta. Tuttavia, il tronista è stato molto sensibile e le ha detto molte cose dolci. Tutti stupiti in studio e non solo, dato che quasi tutti pensavano che la scelta fosse stata Beatrice e non Raffaella. Ma Brando sceglie lei e lo fa con il cuore e non con la testa. Frase che l'ex tronista ha voluto ricordare durante la scelta dato che in molti lo avevano accusato in passato che se avesse scelto Raffaella lo avrebbe fatto solamente con la testa. La risposta di Raffaella è stata positiva e ora i due si stanno vivendo i primi momenti insieme. Ancora nessuna foto insieme e nessuna parola nei riguardi della scelta. I due, infatti, dovranno aspettare la messa in onda, che avverrà probabilmente il 25 marzo, per potersi mostrare insieme senza nascondersi. Tuttavia Raffaella che ha libero accesso ai social ha inserito su Instagram poche parole per i suoi follower che le hanno rivolto dei pensieri molto carini. Un utente le scrive: Raffi sei un sogno, grazie per averci regalato lo spettacolo che sei, meravigliosa creatura. E così Raffaella risponde a questo messaggio ricevuto: il mio cuore è troppo piccolo per tutto questo amore. Grazie per tutto l'affetto che mi fate arrivare tutti i giorni anche tramite la mia famiglia, eternamente grata.